Circa 300 tra portafogli, borse e borselli, un centinaio di paia di occhiali da sole, 25 cellulari, due computer portatili, due palmari, decine di chiavette USB e chiavi di autovetture, una valigetta con un set di pipe di pregio, una borsa da medico contenente strumentazione sanitaria, tre fotocamera, un robot da cucina e 15.800 euro in contanti. E tutto il materiale sequestrato dalla squadra mobile di Pescara, che ha incastrato così un ladro specializzato in furti in automobili. L'uomo, 37enne, sarebbe responsabile di centinaia di colpi messi a segno in auto parcheggiate tra Pescara e Montesilvano. Osservava le sue vittime, le sceglieva preferibilmente tra coloro che andavano a correre sulla riviera oppure che andavano al mare. E dopodiché interveniva con il cosiddetto jammer, che è un disturbatore di frequenze che impediva la chiusura delle autovetture perché inibiva il funzionamento dei telecomandi. Dopodiché, quando le vittime si allontanavano dall'auto convinte di averla chiusa, lui saliva a bordo e prendeva tutto ciò che poteva prendere. È necessaria la collaborazione dei cittadini, e coloro che hanno già sporto denuncia possono venire in questura per il riconoscimento e la restituzione, chi non l'avesse sporta è pregato di farlo e poi di recarsi nei nostri uffici. Molto denaro in contante, in parte provento della vendita che lui faceva degli oggetti rubati e in parte provento dei furti sulle autovetture. Questo è il primo step di un'indagine un po' più articolata che ci vede impegnati nel contrasto contro questo tipo di reati. Stiamo monitorando un'organizzazione dedita a questo tipo di reati e quindi è un primo passaggio di un'attività investigativa che viene da lontano e che ci vede impegnati per il futuro per sviluppare altre tematiche di indagine.